qui con Flavia Caprano, segretario del comitato regionale del CONI. Da un anno, com'è questa esperienza e com'è lavorare col mondo dello sport, dei giovani in particolare? Esattamente un anno che sono appunto segretario del CONI Lombardia, un'esperienza veramente molto positiva. Devo dire che inizialmente non è stato semplice, in quanto mi sono trovata in una nuova realtà, gestire tantissime persone, tantissimi dipendenti e quindi dinamiche completamente diverse, in quanto io in passato ho sempre gestito eventi sportivi, ma da un punto di vista di marketing, marketing e comunicazione, per cui rioccuparmi della gestione del personale, dell'amministrazione, è stato molto duro ma molto soddisfacente, per cui sono felice di far parte di questa famiglia e soprattutto di lavorare con persone molto motivate, con dei veri e propri sportivi. Flavia Caprano è una sportiva? Posso reputarmi una sportiva, ho fatto danza classica per ben 9 anni, a livello agonistico poi ho dovuto sospendere perché ho avuto un infortunio al ginocchio, però continuo ancora ad esercitare sport, mi alleno tutti i giorni in palestra, faccio addestramento militare nei parchi 2 volte alla settimana e poi comunque mi piace il mondo sportivo a 360 gradi. Quindi... Ci spiega un attimo l'addestramento nei parchi perché bisogna capire bene cos'è. Praticamente è il bootcamp, la nuova disciplina americana che è stata importata da una decina di anni e ultimamente la stanno promuovendo a tutti i livelli, sia per le donne che per gli uomini, ma in luoghi all'aria aperta, per cui è un addestramento che consiste nel fare attività ad alto impatto, ad alta intensità, in cui è tutta attività aerobica ma a mo' di circuito, per cui si salta, si fanno i piegamenti, si fanno i burpees, ci si arrampica, si corre tantissimo, è una cosa molto stimolante, sicuramente dimagrante.